Charlotte in North Carolina si infiamma dopo la morte dell'ennesimo afroamericano, Keith Lamont Scott, 43 anni, ucciso dalla polizia. Dichiarato lo stato di emergenza in città la terza notte consecutiva di proteste e violenze. Un manifestante morto colpito da spari in circostanze che restano da chiarire. A far crescere la rabbia e il rifiuto di rendere pubblico il video da parte della polizia, che ha comunque ammesso che dalle immagini non si capisce se Scott punti davvero una pistola verso i poliziotti, come finora raccontato nella versione ufficiale. L'agente che ha sparato è anche lui un afroamericano ed è stato messo in congedo retribuito.